Riccardo Sperduti, finalmente la CSL Soccer torna a sorridere, torna a vincere grazie a questo 2-0 al Montalto. Quindi, insomma, una buona situazione anche per prepararsi al meglio in vista del campionato. Abbiamo preso un brodino, diciamo, no? Come si suol dire, dopo questi malesseri, insomma, di campionato, siamo riusciti a fare una prestazione buona sotto il profilo del risultato e secondo me anche della prestazione abbastanza convincente. Potevamo chiuderla largamente, diciamo, sul 2-0. Abbiamo anche rischiato di prenderlo, cioè, sicuramente un gol, perché poi in queste situazioni succede che tu non concretizzi azioni importanti e poi ci può stare che magari stai sempre giocando con una buonissima squadra che ti può comunque mettere in difficoltà, e la difficoltà l'abbiamo avuta. Io credo, come ho detto ai giocatori, che il gol migliore che abbiamo fatto è quello di non aver preso il gol noi. Sì, la prima partita non prendete gol in questa stagione. Sì, ti ringrazio per la ricordata. No, scherzo, naturalmente i numeri sono numeri. Io sono stato molto soddisfatto anche di questo. Oggi la squadra, ripeto, anche con un pizzico di fortuna, però è chiaro, quella ci vuole sempre, ha tenuto bene, ha tolto parecchi spazi finché poi chiaramente anche la condizione atletica ci ha sostenuto. Abbiamo tolto tante linee di passaggio, andiamo a prendere più alti. Poi è chiaro che non è una scelta che fa la squadra di abbassarsi un po', e ti abbassi perché gli avversari cercano di recuperare, perché sei stanco e perché si gioca in due, ci sono anche gli avversari. Quindi ora c'è la trasferta di Acqua Pendente, una squadra costruita per vincere, però non ha ancora vinto in questa stagione. Quindi come sarà questo scontro salvezza atipico? Speriamo di allungare questo score dell'Acqua Pendente, che ancora non ha mai vinto, che si allunghi anche domenica prossima. Sicuramente è un avversario temibilissimo, che ha ottimi giocatori tra le loro fila. Non so cosa sia successo, perché non essendo all'interno della struttura non puoi né dare giudizi né dare pareri su cose che sono così lontane da noi. Però è chiaro che desta stupore il fatto che una squadra così ben attrezzata sia solo un punto avanti a noi senza aver ancora vinto una partita.